Li vedete alle nostre spalle, sono i prodotti tipici della nostra terra. Tra qualche istante ne parleremo con uno straordinario professionista, ma non è finita, perché Bella Liguria oggi davvero vi fa venire un appetito incredibile, non ci credete? La Liguria, ecco, la Liguria del cibo, cibo non solo per lo stomaco ma anche per la mente. Abbiamo un capitale gastronomico straordinario. Focaccia, nel 1200, già con l'affitto dell'abside lì di delle chiese delle vigne, c'è un documento dove si parla focaccia con l'olio e siamo nel 1200. Le lasagne col pesto. Sì, sono i mandili da noi. Le lasagne viene l'aganum dei romani, noi sono i mandili che sono 6x6. È la miglior pasta perché è sottile, è arga, quindi il pesto viene abbondantemente distribuito. Secondo sono gli gnocchi, che noi chiamiamo trofie, perché eravamo ignoranti. Invece trofia deriva dal francese truffe, quindi i Liguri nel 1700, quando ha contatto con quelli del Languedoc e Roussillon, avevano confuso le patate dai tuberi e dai tartufi, per quello che prende il nome truffe. E poi cosa abbiamo qui? Qui le lasagne, ecco, queste qui sono trenette avvantaggiate, che non era perché aveva il vantaggio delle patate parrugine. Aveva il vantaggio di pagare meno dazio e gabella per quello che si chiamano avvantaggiati. Il mortaio non è l'antenato del frullino, è una cosa a parte che quando le ricche famiglie, alla fine del Settecento, nei regali di nozze, oltre gli ori, gli averi, le doti, c'era sei mortaio, perché c'era sei salse alla mortaio, dal 1200 al 1800. Un altro classico, di che cosa si tratta? Minestrone. Tipicamente, no, col pesto è solo unico, no? I cadrai nel Settecento, addirittura quando venivano dalle navi, portavano addirittura il pesto, no? In questi grandi, cioè questi minestroni, nei grandi pentoloni, a quando sbarcavano a Genova, specialmente quando stavano a distanza dei mesi. E per esempio a Sestri mettono della pasta fresca, che sono praticamente delle fettuccine. Noi mettevamo scucuzù, che è una pallina di semola, che ricorda appunto l'omonimia del nome, perché teneva la cottura, poi i brichetti in ultima i ditali. Quindi tre tipi di pasta che interpretano tre tempi diversi. Questo mi diceva un classico. Sì, qui siamo le lattughe ripiene in brodo, è un piatto tipicamente pasquale. Quello è il tocco, quello che condirà, una piccola parte se ne metteva un cucchiaio nel brodo e poi i ravioli. La lattuga ripiena è proprio un classico della festività pasquale. E adesso la cima. La cima è tra l'altro c'è un contenzioso. Noi francesi dicono che gli abbiamo preso la brandade di Morù, che poi era il merluzzo, non marina, era mantecato. Noi gli abbiamo dato la cima e loro ce l'hanno fatta nel loro menù, i provenzali, mettendo, no? Poitrin deve far sì, ma è uno scippo fatto a noi. Ecco. Era l'elaborazione degli avanzi precedenti, dei giorni precedenti, riutilizzo, è nata per quello così la cima. E quando il giorno dopo si impanava e se ne faceva un'altra versione per due o tre giorni. Un altro classico, il caponnaro. Sì, questo è unico nel quadro gastronomico. È un piatto che viene assemblato e all'inizio veniva messo come la torta nuziale francese, cioè una base con un asse nel centro e tutti distribuiti ai lati, tutti i vari strati. E veniva preso ognuno e poi per i commensali. Nel 500 si chiamava biscotto condito, la versione più popolare si chiama caponada, che è povera ma è quella che mangiamo anche ancora adesso in Sicilia, Sardegna, a Genova. La pasqualina è... siglava anch'essa, no? Quello che è la festività pasquale, le uova erano rinnovarsi della vita. Le sfoglie, quando erano 33 per Gesù Cristo, se si facessero adesso non esce neanche dal forno e brucierebbero la metà. Quindi fortunatamente siamo risaviti. L'unica cosa che facevano, quando chi non aveva i forni li portava nei forni del comune, quindi già 5-6 scioli fa. E le uova che venivano messe, o 6, 8, 10, erano in base al numero dei commensali che l'avrebbero mangiato. E costavano 15 centesimi addirittura
la spesa della cottura, perché tutti non avevano i forni grandi da mettere. Pan de Sena. Sì, la fa una focacceria che si chiama a Pegli, che è Drago, e ha creato un dolce che indubbiamente rispetta la tradizione, perché dentro c'è addirittura dal basilico e dei fichi secchi e le noci. Era un dolce per i meno ambienti che adesso, se ce la metta, ha ottenuto il successo che merita. E questo è classico, questo è uno dei più grandi dolci, perché è nato dal pane. Tutti i dolci più antichi sono nati dal pane, per siglare avvenimenti pagani o religiosi sono stati arricchiti. E questa è la versione, quella bombata, perché quello basso è recente, è nata a San Pier d'Arena all'inizio del Novecento, perché il lievito secco non c'era. Vogliamo chiudere con una... Sì, ecco, dolce in fondo, la panera. La panera è un semifreddo al caffè, l'unico nel suo genere nella nostra gastronomia. Non esiste altri dolci freddi. E nell'Ottocento la gente più abbiente veniva nel centro storico di poche gelaterie e assaggiava la panera, facendosi dare poi un bicchiere d'acqua per ripristinare il pH, perché un gelato a 18 gradi, no? Questo ne ha un semifreddo. L'acqua serviva per ripristinare quello che era la temperatura. Ed è straordinaria, perché con la panera si chiude tutto, non c'è neanche bisogno di abbinarlo, il dolce chiude completamente. Puntata questa di Bella Liguria che l'abbiamo voluta regalare tanto a tutti gli appassionati ovviamente della nostra straordinaria gastronomia e enogastronomia, ma c'è fondamentalmente invece qualcosa di fondo importante, di sì. Cosa si tratta? La Deco è il miglior marketing territoriale che esista, ovviamente ha una valenza nazionale e valorizza tutto il patrimonio delle biodiversità, addirittura gastronomica, tradizioni e attrezzi, identificandole, no, il valore e il ricongiungimento col territorio. E tutto questo a costo zero, la dico, è una valorizzazione che non porta nessun onere a chi la fa e che la riceve.